Parlare di Mantova significa evocare alcune immediate immagini. Mantova romana, che diede i natali a Virgilio, Mantova comunale, scenario delle vicende di Sordello, citato da Dante, Mantova del Rigoletto di Verdi e infine Mantova attuale, città del benessere con il più alto reddito in Italia. Ma soprattutto si evoca la Mantova dei Gonzaga, capitale di uno dei tanti minuscoli stati che hanno fatto l'Italia. Infatti Mantova è stata la capitale dei Gonzaga per quasi 400 anni, dal 1328 al 1707, facendo da scenario a una storia straordinaria di signori, condottieri, dame, nobili, parentele ed artisti. Forse di fondazione etrusca, fino al 1000 d.C. è stato un villaggio senza importanza, lontana dalla romana via Postumia e isolata dai laghi che la circondavano. Forse era poco più che un insieme di capanne, un teieto, costruite su qualche isola, una piccola Venezia. Virgilio, nato nei pressi, fu infatti l'autore di poemi agresti. La sua immagine gotica è rimasta sui muri della città. Mantova prese importanza solo con il dominio degli Attoni di Canossa, ma alla morte di Matilde, che aveva fondato la chiesa di San Lorenzo, si rese comune libero. La situazione di isolamento territoriale tra laghi e paludi diventò nel momento dell'economia comunale un grande vantaggio. Alberto Pitentino, bresciano, alla fine del XII secolo regolamentò le acque formando quattro bacini. Allora si edificarono i palazzi pubblici tipici di ogni comune autonomo, il Palazzo della Ragione e quello del Broletto. Particolari ricordi dell'epoca comunale sono le berline, dove si esponevano i condannati, ancora evidenti. Di questo comune si impossessò con un colpo di mano il capitano del popolo, Pinamonte Bonacolsi, nel 1272. A lui si deve la prima parte del palazzo ducale, la Domus Magna e il palazzo del capitano. È anche l'epoca dell'arrivo dei grandi ordini religiosi. Si costruiscono San Francesco e San Domenico, di cui resta solo il campanile, e Santa Maria del Gradaro. Un'altra rivolta, nel 1328, diede il potere a Luigi Gonzaga e il Morone ce ne dà una coloratissima rappresentazione. La forma urbana è semplice e ben leggibile. L'abitato, circondato per tre lati dalle acque, aveva bisogno di un solo muro dalla parte di terra. Un muro rifatto un po' più ampio ad ogni espansione, che è avvenuta per fasce concentriche. La viabilità si è così sviluppata ad albero, con ramificazione dalle strade a ogni porta. Il primo nucleo alto medievale è stato ampliato nel 1190 fino al Rio, il canale artificiale voluto dal Pitentino. La successiva espansione del 1401 arrivò al Fosso Redevallo, parallelo al Rio. Ma nel tempo i fossati furono colmati, escluso il Rio, ancora caratterizzante il centro urbano. L'isola del Tè era esterna ai confini della città e tale sarebbe rimasta anche dopo l'opera di fortificazione delle mura con i bastioni, realizzati nel 500 dopo l'avvento delle armi da fuoco. Nel 400 fu bonificata anche l'Ancona, cioè il porto di Sant'Agnese, trasformata poi in piazza Virgiliana. La città costruita dai Gonzaga ha più volti. La città del Signore, cioè la cittadella ducale, la città dei sudditi, che comprende i resti della città medievale,
il percorso nobiliare voluto dai Gonzaga, che va dal palazzo al tempio di Sant'Andrea e poi fino alle mura e alla residenza esterna del Te. La cittadella dei Gonzaga si sviluppò gradualmente seguendo il costante intento di farne un organismo autonomo all'interno della città, collegato a questa tramite quattro porte. Al nucleo quattrocentesco costituito dalla Corte Vecchia, dal Castello e dalla Domus Nova si aggregarono così nel XVI secolo nuovi fabbricati: la Paleologa, la Corte Nuova e la Rustica sotto la direzione di Giulio Romano, il Prato di Castello, il Teatro di Corte, poi un ampliamento della Corte Nuova, il Cortile della Mostra e la Basilica di Santa Barbara. Il risultato è un complesso indipendente dotato di un proprio sistema viario e di edifici che assolvono funzioni diverse secondo le esigenze, i rituali o i passatempi della Corte. Per realizzare questo straordinario progetto, i Gonzaga ospitarono tutti i più importanti artisti del loro tempo. Ricordiamo il Pisanello, che lascia preziosi affreschi in una sala del Palazzo Ducale. Nel 1465 il marchese Ludovico II decide di far affrescare interamente una delle stanze del castello, un'impresa che impegnerà il pittore incaricato Andrea Mantegna per quasi 10 anni. Mediante l'artificio della prospettiva, l'artista concepisce lo spazio della camera, detta in seguito degli sposi, come quello di un padiglione aperto, formato dal finto loggiato delle pareti e coperto da una volta fastosamente decorata dove si apre verso il cielo una finestra circolare. All'interno degli archi della loggia, tra ricchi tendaggi damascati, sono ritratti i protagonisti della vita di corte, caratterizzati con un realismo nei loro tratti fisionomici e raggruppati in due scene nettamente distinte. Sul lato destro, il pittore sfrutta sapientemente la presenza di un camino che interrompe l'unitarietà della parete, fingendo una sorta di palcoscenico sul quale si dispongono gli sposi, Ludovico e Barbara Gonzaga, circondati da familiari e cortigiani. Un leggero movimento ascensionale parte dall'estremità destra della scena, dove giovani paggi e cerimonieri salgono la scala che conduce al podio. Il gioco di sguardi tra i personaggi suggerisce relazioni e rivela caratteri nascosti. L'intesa tra il marchese Ludovico e il servile segretario. La risoluta durezza della marchesa Barbara. La malinconia della giovane fanciulla che guarda verso il gruppo dei paggi. L'enigmatica presenza della nana, unico personaggio fra tutti che fissa lo spettatore. L'episodio narrato sulla parete sinistra sembra avere per protagonista la figura centrale del cardinale Francesco Gonzaga, secondo genito del marchese, ma non si esclude che sia semplicemente un riferimento ai rapporti della famiglia con il mondo ecclesiastico, come attesta anche la presenza di un altro futuro cardinale, il piccolo Sigismondo Gonzaga. Fanno da contorno artisti e letterati, tra i quali si ritrae anche il Mantegna, e sulla sinistra un gruppo di servi con i cani da caccia e l'immancabile destriero. Nell'atmosfera cristallina del paesaggio retrostante si stagliano rupi, castelli e campi dove lavorano alacremente figure minuscole rese quasi invisibili dalla lontananza, mentre sul declivio appare una Mantova idealizzata fatta di case, torri merlate, chiese, monumenti antichi sparsi in una natura fertile e benigna. Nella misura di una classicità recuperata dal Rinascimento, i gesti quotidiani si fissano in perfetta armonia secondo corrispondenze precise, sotto quel cielo sereno che si apre con un virtuosismo prospettico nella volta del soffitto, dal quale si affacciano come numi propizi vivaci putti alati e volti femminili sorridenti.
volendo mantenere la cultura all'interno del palazzo, i Gonzaga non fondarono università, ma accolsero a corte illustri umanisti, come Vittorino da Feltre, che vi fece la sua scuola, o il Castiglioni, l'autore del Cortigiano, che era per di più mantovano. I Gonzaga erano celebri committenti, ma anche grandi collezionisti. Per questa ragione fecero realizzare nel loro palazzo ampie gallerie, oggi completamente vuote in seguito alla vendita di tutti i quadri nel periodo di decadenza della casata, ma un tempo ricche di capolavori attualmente conservati nei più grandi musei d'Europa. Tra i committenti più esigenti succedutisi alla corte di Mantova merita un posto di primo piano Isabella d'Este. Questo è il suo appartamento. Forte, ambiziosa e sensibile, Isabella incarnò il tipo della dama italiana del Rinascimento, appassionata per l'arte e la filosofia, quanto per gli intrighi diplomatici. Quando nel febbraio 1490 arrivò al castello di Mantova, era una quindicenne dotata di una personalità spiccata e di una cultura profonda, acquisita presso la raffinata corte del padre, il duca Ercole di Ferrara. Per prima cosa Isabella si dedicò con entusiasmo all'abbellimento artistico delle stanze a lei destinate e in particolare del cosiddetto studiolo, dove diede inizio a un personale percorso iconografico costituito da 5 grandi quadri di soggetto mitologico, oggi al Louvre. I pittori chiamati a realizzare il progetto erano gli artisti più prestigiosi dell'ambiente figurativo quattrocentesco, Andrea Mantegna, il Perugino e Lorenzo Costa. A palazzo si svolgeva anche il teatro nella Sala degli Specchi. Vi avvenne la prima rappresentazione dell'Orfeo e dell'Arianna di Monteverdi. Attualmente soltanto la volta della sala appartiene all'epoca gonzaghesca. Le pareti sono state ridecorate nel periodo neoclassico. Un altro aspetto del tutto particolare e poco conosciuto dei Gonzaga è la loro fama di grandi allevatori di cavalli, come attestano i dipinti del Palazzo Ducale che li rappresentano dietro misteriosi tendaggi. Al Palazzo del Tè sono rappresentati alcuni campioni. Una passione che contribuì a mantenere i rapporti commerciali intrattenuti dai signori di Mantova con gli arabi. La città dei sudditi, in contrasto con la cittadella dei signori, era invece piuttosto povera. Non molti e imparagonabili con il palazzo ducale erano i palazzi esterni, con qualche strada caratteristica e alcuni grandi chiostri, come quello di San Barnaba. Un aspetto interessante della città dei sudditi è però il numero di residenze di artisti presenti nell'abitato. Gli artisti imprimono nelle proprie abitazioni il personale estro creativo. L'ideale rinascimentale di un'armonia perfettamente compiuta è espresso nella casa del Mantegna, completamente raccolta attorno al misurato cortile cilindrico. Restano tratti della cornice dipinta. Un rapporto più dialettico e dinamico con l'ambiente esterno ci comunica invece l'abitazione di Giulio Romano, che risolve la facciata in un grande loggiato aperto nella movimentata parete a finto bugnato rustico. La passione per la teorizzazione artistica propria del manierismo non manca infine di manifestarsi nella casa del Bertani, dove una delle colonne ioniche in facciata è sezionata per rappresentare indicazioni teoriche del Trattato di Vitruvio.
Una città nella città era costituita dal ghetto ebraico, oggi quasi completamente rifatto, anche se rimane la caratteristica casa dei rabbini. I Gonzaga, infatti, permisero agli ebrei di vivere all'interno dell'abitato e il ghetto stesso fu murato solo nel 1610. Così è rimasta una consistente comunità ebraica che, trasferita in un altro isolato, possiede ancora una bella sinagoga settecentesca. All'interno della città, i Gonzaga crearono un ideale percorso che collegava il Palazzo Ducale alla Chiesa di Sant'Andrea, la Pusterla e il Palazzo del Tè. Lo seguiamo a ritroso, dal Palazzo del Tè alla Chiesa di San Sebastiano dell'Alberti, sita davanti alla Casa del Mantegna, al Sant'Andrea, fino al Palazzo Ducale. Sant'Andrea è il tempio costruito sulla reliquia di alcune gocce del sangue di Cristo e quindi il fondamento sacro dello Stato dei Gonzaga. Da qui l'importanza attribuita alla chiesa, la cui ricostruzione venne affidata a Leon Battista Alberti. È interessante notare come l'Alberti risolse il problema della facciata, intesa come tramite tra spazio scoperto e spazio coperto. Il prospetto principale è infatti trasformato in un grande arco romano, una sorta di passaggio che elimina ogni cesura tra la piazza e l'interno dell'edificio. Il Palazzo del Tè, realizzato in 10 anni di lavoro, è una grandiosa villa suburbana costruita sull'isola del Teieto, cioè un luogo di capanne, sul posto già da tempo destinato alle scuderie gonzaghesche. Con quest'opera Giulio Romano, affiancato da una schiera di abili collaboratori, inaugurò la tipologia della villa, risolta in 4 corpi a un solo piano che racchiudono un ampio cortile centrale, ripetendo lo schema quadrangolare proprio dei castelli. La costruzione si sviluppò così orizzontalmente, come adagiata sotto il peso della propria densità. Il classico ordine dorico, originalmente reinterpretato, uniforma l'intero edificio che si apre tramite un loggiato sul giardino retrostante, dando origine a una suggestiva prospettiva continua. Le sale interne presentano straordinari affreschi e decorazioni di stucco. Tra le altre, merita particolare attenzione la Sala dei Giganti, dove in una vertiginosa prospettiva è raffigurata la rovinosa caduta dei titani colpiti dal fulmine di Giove sotto l'inorridito sguardo degli dei olimpici. L'affresco che riveste il soffitto e le pareti della sala venne realizzato su cartoni dello stesso Giulio Romano, con una esasperazione plastica e una esuberanza di movimento che ben esemplificano l'inquieta temperie artistica dell'età del manierismo. Il Palazzo del Tè è solo l'opera più cittadina di un grandioso progetto territoriale realizzato dai Gonzaga, composto da palazzi, ville, cascinali ed alcune cittadine divenute feudi di rami cadetti della famiglia. Per far questo, naturalmente, i Gonzaga definirono anche un proprio stile nell'architettura, avvalendosi della personalità artistica di Giulio Romano.
Cresciuto alla scuola di Raffaello, Giulio Romano introdusse ben presto nelle sue opere singolari deviazioni dalle norme del grande maestro che lo porteranno in seguito a spingere il suo virtuosismo architettonico ai limiti dell'equilibrio classico. Lo stile di Giulio Romano caratterizza i più importanti interventi dell'ambizioso progetto territoriale dei Gonzaga. Molti sono edifici isolati di splendida architettura e di grandi proporzioni. Ne sono un esempio la Favorita e le corti di Canicossa. La Favorita, oggi ridotta a un imponente rudere, venne costruita su progetto dell'architetto Nicolò Sebregondi. La sua configurazione scenografica e le sue dimensioni monumentali ci inducono a ritenere che fosse destinata ad essere una vera e propria reggia fuori città, anticipando le grandi residenze reali del Settecento, tale da definirla la Versailles gonzaghesca. Le corti di Canicossa rappresentano un episodio del tutto singolare rispetto alle altre corti fuori città, perché sono una vera e propria serie di unità rurali unificate dall'uguale orientamento e dall'allineamento lungo la stessa strada. In questo progetto territoriale di eccezionale importanza sono soprattutto le piccole capitali dei feudi minori dei Gonzaga, Sabbioneta, Gualtieri e Guastalla. Passato nel 1444 a un ramo cadetto della famiglia, il borgo di Sabbioneta fu trasformato, a partire dal 1560, in una raffinata città ideale, per iniziativa dell'eclettico principe Vespasiano Gonzaga, umanista e architetto. Il progetto urbano di Sabbioneta, basato su forme geometriche rigorose, venne così a costituire l'unico esempio ideato e tradotto nella realtà per la capitale di un ducato, sia pure molto piccolo, inteso in senso rinascimentale. La cittadina conserva ancora oggi il suo aspetto cinquecentesco, organizzandosi in un sistema di strade perpendicolari racchiuse entro un perimetro esagonale di mura. La piazza Ducale e la piazza d'Armi, dove si affaccia la Galleria degli Antichi, sono i luoghi più rappresentativi dell'abitato. All'architetto Giovan Battista Leotti si deve la trasformazione di Gualtieri, piccolo paese di carattere rurale fino al 1580, anno in cui venne iniziata la costruzione dell'imponente palazzo ducale simile a una fortezza. Davanti al palazzo venne realizzato un grande piazzale quadrato circondato da porticati su tre lati e concluso dalla svettante torre civica. Si proponeva in tal modo una soluzione architettonica e urbanistica che univa il carattere militaresco del palazzo all'elemento prettamente padano del portico continuo. Piccola capitale della Padania, Guastalla venne venduta dai Torelli ai Gonzaga nel 1532. 17 anni dopo, Ferrante Gonzaga, per arricchire e difendere la sua nuova capitale, si rivolse all'architetto Domenico Giunti, il quale progettò una città murata a cinque lati con bastioni angolari, un asse centrale nord-sud e molte strade trasversali, tutte rigorosamente rettilinee e perpendicolari. Più tardi l'architetto Volterra, su incarico di Cesare Gonzaga, modificò l'impianto del Giunti con una nuova cinta di mura a sette lati. Al centro introdusse una simbolica croce di strade, ai cui estremi vennero poste quattro chiese, secondo i canoni rappresentativi ed estetici dell'epoca. Anche Guastalla è caratterizzata dalla presenza di portici, tipici dell'edilizia padana, che qui compaiono sulla piazza e lungo l'asse di via Garibaldi.
dopo l'esplosione del manierismo durante la signoria dei Gonzaga di Nevers, ci fu una modesta diffusione dell'architettura barocca ad opera di artisti sconosciuti, minori o stranieri. Ne sono esempi il Palazzo Sordi dell'architetto e pittore fiammingo Geffels e la casa in via Chiassi 61 di ignoto autore. Deposto l'ultimo dei Nevers, gli austriaci intervennero con importanti opere pubbliche. La cupola di Sant'Andrea dello Juvar, il teatro di corte, il teatro scientifico del Bibiena e la facciata del palazzo dell'Accademia Virgiliana del Piermarini, realizzando edifici per funzioni che i Gonzaga avevano mantenuto all'interno del palazzo. Dopo un periodo di alternanze tra austriaci e francesi, nel 1814 la città divenne un vertice del quadrilatero austriaco, funzione svolta fino al 1866, quando entrò nello Stato italiano. L'immagine successiva di Mantova è quella di una città periferica, sito di oscure storie, di vie buie, tale da ambientarvi il Rigoletto, un'ambientazione forse casuale ma significativa dell'immagine della città a metà dell'Ottocento. E l'immagine di oggi? Mantova è attualmente centro di una fertilissima campagna e di attività agricole che sembrano perpetuare le bucoliche o le georgiche di Virgilio. È inoltre sede di un'attività industriale di base e luogo di importanti attività commerciali. L'immagine di oggi sembra dunque essere quella di una città moderna, una città che cammina al passo coi tempi, anche se il folto turismo di massa di cui gode testimonia che la Mantova del Rinascimento è ancora viva e vitale.